Okay. Preference, where you want to start? I have this. Okay. You can... We just, you can press here and put this up and down. Okay. This and... This is for the pedals, then the seat to move. Ah. And then you move the pedals. Press there, push the pedals, yeah. It's okay for me. Grazie. Thank you. Attention. Allora, ho la possibilità di riprovare Assetto Corsa Evo, questa volta su una postazione dinamica, in realtà una delle mie preferite, la postazione di InSim. In questo caso abbiamo un CSL DD. Ho scelto un'altra volta di utilizzare l'auto stradale perché era quella che mi aveva più stupito nella sessione precedente. Ero curioso di provarla su una postazione dinamica. La grafica, ragazzi, è pazzesca. Ma non tanto la parte dell'ambiente, la colorazione, la sensazione anche della nebbia, ma anche la nitidezza a distanza, cosa che i giochi di Kunos avevano sempre qualche piccolo problema nell'aliasing a distanza. In questo caso mi sembra veramente molto nitido. Che bello, che bello. Non voglio dirlo, ma non vedo l'ora di giocare anche con le auto stradali. Bello, la perdita di carico dietro, stupendo. Molto, molto bello. Peccato non ci sia... Oh, lungo. Bello. In questo caso la pista dovrebbe essere bagnata, se non ricordo male, questa demo. Scivola un pochino. Naturalmente si asciuga progressivamente. Bello. 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 Con la dinamica è tutta un'altra cosa, ancora più immersivo. Praticamente, come giustamente su un'auto a trazione anteriore, se non date il gas in curva non vi riporta poi nella... Ah, lungo! Bella la sensazione sulla dinamica di quando siete fuori pista. Bella la trazione. Naturalmente qua come pedaliera abbiamo la Talento, siamo su tutt'altro livello. Bello! Fantastico. Oh. Thank you.
Bello, bello. Ancora è bagnatissimo lì, bello, la sensazione ragazzi è strepitosa. Dobbiamo aspettare ancora fino a gennaio per avere la versione che possiamo provare a giocare. Bella anche Brancacci. Veramente tanti particolari intorno, tanti tanti particolari nitidi. Altro grande test adesso con la pioggia. Abbiamo l'Alpine 110S. You can change the... No, no wheel. I'm not sure, I don't know. I don't know. Ah, ok, no problem. Volevo togliere le mani col volante perché è un'inquadratura che non mi piace proprio. Proviamo. Che bella anche la pioggia, non l'avevo provata prima. Anche in questo caso auto molto sportiva, ma sempre di natura stradale. Ragazzi, che bella! Con tutto che c'è la pioggia e quindi la visibilità è un pochino ridotta, si riesce comunque a intravedere molto bene quella che è la pista. Gran lavoro anche sotto questo punto di vista della grafica. Dietro si vede che avete tutto molto nitido. Oh, oh, oh! Grazie. Bella. Bello, bello, bello. Troppo. Wow, la sensazione dello spostamento della macchina è pazzesco. Oh, oh. Sento adesso la pioggia battente ancora di più nelle case. Bellissimo. Non freno. Non freno!
bellissima la sensazione di sentire la macchina un po' sballottata a queste velocità. Bella, bella. Mamma mia! Fantastico! Bella la trazione! Bellissimo, bellissimo. Con questa pioggia alla massima velocità su questo punto è difficile tenerla anche sul dritto.